con Tony Mazzetti, amico, camminante e conoscitore dei colli e dei luoghi dove ha vissuto e dove vive. È organizzatore di esperienze particolari che non se ne trovano in giro. Organizza traversate dei colli, traversate trasverse, traversate circolari che si realizzano in giorni particolari dell'anno, in giorni del solstizio, solstizio d'inverno e solstizio d'estate. Quindi chiediamo un po' a Tony le caratteristiche di queste traversate e cosa lo ha spinto a organizzare queste traversate. Ma intanto è ancora una volta l'amore e la curiosità per questa terra dei Colli Euganei, una terra che ha nell'origine vulcanica una delle sue caratteristiche più straordinarie. La risposta è stata quella di andare e portare la gente all'interno di un territorio che io ho camminato fin da giovane. Il motivo è stato quello di portare soprattutto giovani a incontrare in un modo diverso questo territorio straordinario, e cioè il camminare. In questi anni camminare ha assunto una valenza multiforme. Io l'ho sempre praticato come naturalista, ovviamente per andare a vedere questi luoghi, per conoscerli lentamente. E ora questo è diventato un modo anche di approcciarmi al territorio. Allora questo è stato un modo per condividere con chi era ancora provvisto di curiosità questo territorio così complesso nella sua multiforme realtà. E allora il camminare è diventato un qualcosa di magico. Molte volte portando via la gente dico che all'inizio di una passeggiata che un sentiero è una forma di scrittura. Scrittura nel senso che è stato scritto sul paesaggio. Il suo dipanarsi nel territorio ne racconta la storia. Ora un naturalista, ma anche un geologo, ma anche uno storico, camminando su questi luoghi non fa solo un'attività fisico-sportiva, ma diventa una indagine, un approcciarsi al territorio. Quindi un indagare questo territorio con la propria fisicità, in maniera lenta, senza consumarlo, ma con grande umiltà, in base al proprio respiro. Ora camminare, camminare lento, ad occhi aperti, è diventato qualcosa anche per esprimere la propria libertà, la propria curiosità. Quindi innanzitutto le traversate del solstizio diventano prima di tutto un gesto di libertà. Un gesto di libertà nel senso che si rinuncia a tutto e nella povertà assoluta dei mezzi, nel riprendere semplicemente il proprio corpo e portarlo a cospetto del territorio, questo diventa un affermare la propria personalità e soprattutto la personalità dei luoghi. In questo modo si riesce a essere partecipi del paesaggio. Partecipi al punto tale che immedesimandosi in una camminata che non è semplicemente una passeggiata ricreativa, un po' per perdere tempo, un po' così per fare qualcosa di diverso, ma diventa una forma di condivisione del territorio. Allora io con questo territorio mi identifico, ne colgo gli aspetti, cerco la storia, cerco i toponimi, cerco quelle che sono le caratteristiche minute che l'hanno generata, e questa diventa una continua scoperta. Su un mondo come il nostro, che è dominato dalla tecnica e dalla velocità, camminare lentamente in compagnia, perdendo il fiato non in una pratica sportiva, ma solo nella continua comunicazione meravigliata del territorio, diventa un gesto di resistenza, diventa un gesto culturale. Allora, il paesaggio non è più solo forma, ma diventa al tempo stesso parola. Paesaggio diventa parola, la parola che esce spontanea nel confronto di questa realtà continuamente multiforme, ma che cambia con la lentezza dei propri passi. Quindi questa è una forma anche
in questi anni di resistenza culturale, oltre che di continua scoperta.